Oggi vi vogliamo spiegare un concetto unico e magico, che è quella della rabdomanzia. Andiamo a selezionare una bacchetta di ulivo selvatico e successivamente la andiamo a pulire. E ora vi parliamo proprio dei rabdomanti. Rabdos, bacchetta, in questo caso di ulivo, mantis, indovino. Come tenere il ramoscello quando vogliamo andare a fare la ricerca dell'acqua? Intanto partiamo dal concetto che l'acqua parte dai monti per arrivare sempre verso mare, quindi la direzione è sempre verso il mare. E prendiamo questa bacchetta e mettiamo una mano con il pollice che va verso destra, l'altra mano con il pollice verso sinistra. Andiamo a stringere e andiamo a fare come un'iperbole. Queste iperbole poi, camminando, andiamo a individuare la falda acquifera sottostante, perché comincerà a scendere verso il basso non appena sentirà l'acqua nel suolo, e quindi questo canale sotterraneo, questa falda sotterranea che ci indicherà la presenza dell'acqua. Io vi porto qui perché qui c'è il pozzo dell'azienda agricola e pertanto da un rabdomante è stata già cercata l'acqua, quindi sono certo che qui l'acqua c'è. Su 10 persone almeno 2 o 3 sentono l'acqua. Negli approfondimenti poi vi farò incontrare mio zio Pietro Giorgianni, che è colui che ha scavato tantissimi pozzi all'interno delle nostre aziende agricole. Allora, noi quando dobbiamo cercare l'acqua cominciamo a camminare e piano piano, dove c'è la falda acquifera, questo ramoscello avrà un'attrazione verso il basso e noi non riusciamo più a tenerlo. Ecco, qui c'è un po' di acqua. Poi lo riportiamo in posizione e qui c'è un po' di acqua. Partendo dal presupposto che tutti sentiamo l'acqua. Io non ho questa grande prerogativa, ma ormai, frequentando tanto mio zio Pietro, sono riuscito a capire, diciamo, la mia predisposizione a sentire l'acqua. Ci sono persone che hanno molta più carica elettromagnetica, pertanto riescono a sentirla molto di più. Io poi vi farò incontrare direttamente mio zio, perché lui è un vero professionista in questa materia.